Signore e signori, buonasera. Eccoci a questo secondo appuntamento autogestito per la candidata alle elezioni regionali del Lazio, Emanuela Mari, nonché Presidente del Consiglio, la conoscete tutti. Stasera facciamo un senza giacca, non so se qualcuno di voi ha già visto la prima trasmissione, quindi io sono senza giacca, cercherò di fare una trasmissione, cercando di ricordarmi i miei trascorsi da giornalista, un po' più frizzantina, un po' meno impostata e improntata sempre su tutti questi paroni della politica, cercando anche un po' di tirare fuori il lato più umano di Emanuela. Io insomma sono amico di Emanuela, del marito Alessio, da 20, forse più di 20 anni, e quindi ci conosciamo bene. E ad esempio una cosa che posso raccontarvi è quando la sera vanno nelle varie manifestazioni in giro per Roma e provincia. Spesso Maria la foto di Emanuela completamente cotta, stravolta dalla stanchezza, perché sta girando per tutto il collegio che è Roma e provincia, ve lo ricordo, perché se magari qualcuno vuole sostenere Emanuela, non soltanto a Civitavecchia, può portare le voti sia a Roma che in tutta la provincia di Roma, che se non ricordo male sono circa poco meno di 120 comuni. Mancano pochi giorni alle elezioni, perché domenica e lunedì si vota, si torna a votare per la Regione Lazio, vari gli schieramenti in campo. Emanuela è candidata con Fratelli d'Italia nella coalizione che sostiene e supporta Francesco Rocca, presidente, ex presidente della Croce Rossa italiana, ma internazionale. Io ho avuto modo anche di collaborare con lui in un evento nella mia precedente azienda. Apro parentesi, perché c'è ancora qualcuno che dice: oh, ma che tu lavori all'Enel? Io all'Enel non ci ho mai lavorato, lo dico in televisione. Ho lavorato a Finmeccanica, ho lavorato a Ansaldobreda, quindi treni, Finmeccanica, facevamo sistemi elettronici, ho lavorato in Hitachi Rail, che aveva acquisito Ansaldobreda, quindi sempre treni. Poi ho lavorato in ZTE, che è una grandissima multinazionale cinese di telecomunicazioni. Questo così per dirlo, approfitto, visto che essendo un po' ritornato in questa città, che però non ho mai lasciato né la residenza né la mia abitazione, ogni tanto ancora mi sento dire: no, quando si parla dei social, Civitavecchia era avanti dei social, 20 anni fa c'era il chiacchiere social che ti portava sulla bocca di tutti, e quindi non ci ho mai lavorato. Ma a parte gli scherzi e a parte le battute, ecco, ho raccontato questo aneddoto quando magari arriva le foto, che sei stanchissima, che hai fatto. Come funziona la campagna per le elezioni regionali? Nel senso, tu incontri centinaia, forse anche 1.000 cittadini al giorno, perché fai tantissimi giri. Come riesci a conciliare la volontà di essere eletta, perché quando qualcuno si candida vuole essere eletto, ed è giusto che ci sia anche una sana ambizione, con quello però di mamma, perché tu sei mamma di due splendidi bambini, ormai bambini, insomma, Chiara, quella più grande, bella cresciuta, e anche una Chiara che c'ha la cazzimma, quindi li bastona ai genitori. Come riesci a conciliare tutto questo, anche in campagna elettorale, soprattutto in campagna elettorale? È difficilissimo, però dobbiamo dire un grazie infinito ai nonni e ai genitori che lavorano al di là della campagna elettorale. Senza i nonni non si va da nessuna parte, che comunque, diciamo, lasciare a casa i due figli con i nonni è un'altra cosa rispetto a lasciarli con la babysitter. Quindi già questo è un grazie infinito a chi in questi momenti, ecco, sta con i miei figli. Ma nei chilometri macinati in campagna elettorale, perché sono 120 comuni del Lazio più Roma, che è comune a parte, e nei chilometri macinati alcune volte, diciamo che torno a casa anche solo per mezz'ora per vedere i miei bambini, che comunque soffrono il fatto di vedermi pochissimo, perché sono abituati sicuramente alle campagne elettorali, sono abituati anche al mio lavoro o comunque al lavoro amministrativo in comune, ma a vedermi così poco certo non sono abituati. Quindi alcune volte nel pomeriggio, magari tra un appuntamento e un altro, facciamo anche 2 ore di macchina solo per stare con loro, 10 minuti, un quarto d'ora, perché comunque almeno li abbiamo visti. Perché poi la sera, quando torniamo naturalmente tardi e dormono. E altro sacrificio grande si fa la mattina, quando alle 8 si accompagnano a scuola, perché comunque dopo aver fatto le 3 di notte, insomma, la sveglia suona alle 6:30 la mattina. E quindi questo è quello che si riesce a fare, ben poco rispetto alle esigenze di 2 bambini, 11 e 6 anni, ma insomma si cerca almeno di fare questo.
Come hai raccontato a Chiara e a Francesco Leo questa cosa e sei candidata non più per Civitavecchia, ma insomma la regione è una cosa grande. Come gliel'hai spiegato? Chiara diciamo che ha perfettamente coscienza di cosa siano le elezioni regionali perché ha vissuto la prima campagna elettorale con me a 8 mesi. La maglietta io voto mamma perché papà non si candida, quindi insomma è una ragazzina molto sveglia che ha vissuto e vive la politica in modo molto concreto, insomma, quindi lei si informa, sente. Per Francesco là è un po' più difficile, però ha capito che sono le elezioni regionali, ha capito che non è solo Civitavecchia e quindi che la mamma viene portata un po' negli altri posti per farmi conoscere. Però poi c'è un punto fermo che nei miei discorsi, quando mi presento, racconto sempre che ho questi due bambini. Poi in realtà la domenica loro vengono anche nei pranzi elettorali con me o negli incontri elettorali con me, perché la domenica magari a pranzo o negli aperitivi sono, insomma, non avendo la scuola così sono più liberi, allora li faccio partecipi anche loro di questa cosa. Quindi spesso si trovano in questo mondo. E adesso loro sanno che mancano pochi giorni, quindi insomma mamma in qualche maniera un po' ritornerà più presente, hanno la percezione che manca poco, come vivono queste giornate? Sì, hanno la percezione che manca poco, diciamo fanno il countdown insieme a me, il conto alla rovescia su quanto manca alle elezioni regionali, perché poi al di là di tutto poi c'è anche una curiosità di sapere quale sia il consenso, no? Quindi c'è la curiosità poi dei numeri, soprattutto dei numeri che arrivino dalla tua città, perché poi in realtà questa sfida nasce proprio per rappresentare un territorio che è Civitavecchia, e quindi alla fine inizia a esserci un po' di curiosità per capire poi quale sia il risultato finale, perché spesso il candidato è impegnato negli incontri elettorali, nel stringere le mani, nei problemi delle persone, e quindi non si rende conto di tutto quello che c'è intorno, no? Quindi la sorpresa finale è quella delle urne, e quindi inizia ad esserci un po' di curiosità. L'ho fatta nella precedente trasmissione, ma te la ripropongo adesso, magari in maniera ancora più specifica. Se hai un sogno, qual è il tuo sogno di realizzazione di un qualcosa di concreto per la nostra città in caso di elezione alla Regione Lazio e quindi di 5 anni di governo, se vincerà Rocca, o comunque di tua presenza alla Pisana? La Pisana è la zona, perché si dice sempre la Pisana, che la Pisana è la zona di Roma dove sede il Consiglio regionale del Lazio, la giunta regionale invece sta solo a Cristoforo Colombo, chi va un po' a Roma da quelle parti insomma ha rappresenta questi due grandi insediamenti. Diciamo che la regione è un ente di trasferimento, cioè dal quale passano tutti i fondi che poi arrivano sui comuni. Io penso che il comune di Civitavecchia ha bisogno di uno sviluppo differente, e quindi ci sono delle occasioni che la città diciamo ha perso negli anni, perché sono, ecco, la città delle occasioni perdute. Ci sono due temi che mi sono particolarmente, anzi tre temi che ho a cuore, perché nella vision della città bisogna anche pensare in grande, quindi già abbiamo firmato l'accordo per quanto riguarda la riqualificazione di Italcementi, e penso che la zona di Italcementi che va restituita alla città attraverso dei progetti seri che facciano sì che questa zona diventi fruibile ai cittadini, magari con un parco, con dei servizi, con servizi anche a disposizione dei croceristi, visto che è una zona proprio quasi adiacente al porto e centrale, comunque una riqualifica di una ferita che è all'interno della città, che è importante. L'altro tema importantissimo dove la regione può giocare può fare la differenza, lo sviluppo termale, se ne parla da tantissimo tempo, e le terme sono sempre state, diciamo, il sogno di una città che pensa a uno sviluppo termale turistico che però non è mai arrivato. La concessione mineraria delle acque passa proprio dalla Regione Lazio, e penso che sia importante fare dei progetti seri e cercare di colmare questa occasione perduta della città, perché l'acqua termale che abbiamo noi,
l'acqua della Figoncella è una fonte unica al mondo, l'unica fonte identica c'è cioè soltanto in Giappone, e veramente rispetto a quello che vediamo in giro, perché spesso andiamo alle terme magari in Toscana o da altre parti dove comunque l'acqua non ha lo stesso beneficio di quella di Civitavecchia, quindi questo è un altro tema importantissimo. Il terzo tema, che è quello più concreto che si può fare veramente dal giorno dopo, riguarda gli usi civici. Sappiamo che ci sono tante famiglie bloccate per gli usi civici, c'è stata proprio una volontà politica negli ultimi 10 anni di non risolvere la questione. Invece la questione può essere risolta perché in questi anni di studio abbiamo visto che va applicata una sentenza, che è la sentenza Antonelli, e che ribadisce in modo chiaro e netto che gli usi civici su questo territorio non esistono, e questo va fatto attraverso un atto di giunta, e penso che la prossima giunta della Regione Lazio, targata Rocca, possa fare quest'atto veramente in brevissimo tempo e risolvere la questione degli usi civici, che comunque attanaglia tantissime famiglie che non possono né vendere casa e né comunque provare a rinegoziare il mutuo o fare altro su quell'immobile, perché comunque grava questo uso civico. Quindi questa è una delle cose importantissime per la città che va risolta. Non è stata risolta fino ad oggi, ma qui ci metto veramente la mia faccia e l'impegno per poterlo risolvere dal giorno dopo delle elezioni in regione. Tu sei la, così dicono poi i giornali, la candidata di Civitavecchia, civitavecchiese, che forse ha le più grandi chance di essere eletta in regione, e sarebbe la prima volta che il centrodestra nella storia potesse avere un consigliere regionale. Ma perché uno ti deve votare? Al di là dei programmi, le terme, gli arenili, gli usi civici, ma uno perché ti deve votare? Perché la questione importante quando si fa politica è quella poi del contatto con i cittadini, quello di essere in qualche modo, non voglio dire a disposizione, che poi magari è una terminologia un po' troppo generica, però è di essere raggiungibili. Oggi è molto più semplice rispetto a 20 anni fa, però un motivo per votarti, qual è? Perché tanti anni fa, quando mi sono candidata la prima volta come consigliere di circoscrizione, io anche lì fui la prima degli eletti nella mia circoscrizione, perché mi ricordo che negli incontri finali dissi: guardate, io abito lì in quel portone, Viale Lazio numero 36, quindi quando mi dovete dire qualcosa mi potete venire a trovare lì. In realtà è stata così, mia mamma all'epoca non ne poteva più perché mi veniva a cercare da tutte le parti, per la buca, la strada, la fontanella. Beh, la stessa cosa la dico adesso, cioè da Presidente del Consiglio sono rimasta sempre a disposizione di chi mi ha voluto incontrare, anche per dire che questo problema non si può risolvere, perché poi la bacchetta magica non ce l'ha nessuno, ci sono cose che si possono fare, cose che non si possono fare. Ci sono cose che richiedono più tempo per essere fatte, problemi stupidi che invece si possono risolvere veramente in 10 minuti. Bisogna capire l'approccio al problema. Però detto tutto ciò, penso che comunque io continuo a fare la vita di sempre, quindi porto i bambini a scuola, le mamme mi aspettano lì, prendiamo il caffè insieme, se c'è un problema sono a disposizione, il mio numero di cellulare è lo stesso da 20 anni, e quindi essere punto di riferimento per la mia città e per un intero litorale penso che sia importante. Il giorno che sono stata eletta Presidente del Consiglio, una ragazza che ha vissuto la mia campagna elettorale insieme a me mi ha detto che da grandi consensi derivano grandi responsabilità. È vero, però le responsabilità sono secondo me importanti, perché proprio il consenso ti dà quella passione, quello stimolo sempre per poter fare meglio. Quindi il fatto di essere punto di riferimento e di rimanere a disposizione di un territorio per le esigenze, per i confronti, ma anche per le idee e per i progetti, perché noi su questo territorio abbiamo tantissime eccellenze, spesso tante persone che hanno ruoli importanti e lavorano fuori da Civitavecchia, vivono altre realtà e vorrebbero anche rimanere a disposizione della città per un sano campanilismo, quello che forse alcune volte non abbiamo.
E penso che non si può essere tuttologi nella vita, ma si può sempre imparare dagli altri e comunque basta saper copiare le migliori pratiche che vengono messe in atto in altre città, in altri paesi, in altre regioni. Quindi penso che questo sia importante per un territorio e soprattutto per la mia città. Ci fai un esempio di copiare le buone pratiche? Cioè, che cosa hai visto in qualche città che ti ha colpito e che pensi che in qualche maniera potrebbe essere riproposta in forma diversa in Civitavecchia? Per esempio, l'abbiamo già fatto proprio praticamente a Civitavecchia, il regolamento della Tari, che sono i rifiuti, poi alla fine le tasse le paghiamo tutti e quindi questo è uno degli argomenti. Quando mi sono insediata 3 anni fa come Presidente del Consiglio, i nostri centri sociali polivalenti, cioè i centri per anziani, pagavano la Tari e arrivava la Tari 12-13 mila euro. Non serviva uno scienziato per eliminare la Tari dei centri anziani, serviva fare un emendamento al regolamento della Tari e non fargliela pagare, perché penso che il comune di Civitavecchia per 3 centri anziani alla fine per 30.000 euro non è che il comune andava fallito in qualche maniera, eppure abbiamo dovuto fare un emendamento per esentarli dal pagamento della Tari. Poi in realtà è subentrata un'altra normativa importante che ha emanato la regione, che ha fatto diventare i centri anziani associazioni di promozioni sociali, per cui tutte le utenze e quindi anche la Tari stessa sono a carico del comune, ma prima che intervenisse la legge, quindi per 2 anni e mezzo, questi centri anziani erano gravati, ecco, da imposte importanti e giustamente gli iscritti non riuscivano, con i fondi degli iscritti non si riuscivano a pagare le imposte e diventavano comunque morosi nei confronti del comune, che era proprietario non solo degli stabili ma proprio proprietario del centro anziani. Oh, ho letto, leggo insomma sui giornali, sulla tua campagna e anche social, che tu batti molto sulla questione dell'abbattimento dell'IRPEF regionale. Ce la spieghi un po', visto che parliamo di bollette, di soldi che vengono tolti a tutti noi, ecco, cerchiamo di essere, no, di spiegare concretamente che cosa ti proponi di fare. L'ultimo regalo della giunta Zingaretti è stato aumentare l'IRPEF. È vero che il bilancio della regione, diciamo, è come i bilanci dei comuni, no? Si tira da una parte e dall'altra, cioè i numeri sono quelli. Però è vero pure che esiste un indirizzo politico, proprio Gorrocca, con il quale, insomma, che è il candidato presidente della regione del centrodestra, ha voluto incontrarmi in un incontro privato con me e con Marco Bertucci, che è l'altro candidato alla regione con cui siamo in ticket, e abbiamo parlato di bilancio, perché al governatore Rocca già, insomma, aveva visto il mio curriculum e sa che comunque diciamo, ho una passione per i bilanci pubblici. Io ho fatto la tesi sul bilancio del comune di Civitavecchia in un anno dove qualcuno era sindaco, e quindi parte da lì la mia passione per la politica. Preistoria. E quindi ha voluto avere da me, insomma, un'opinione sul bilancio della regione, per cui l'80% sicuramente è sulla sanità, ma ci sono delle misure che si possono attuare già da oggi per diminuire l'IRPEF, perché poi tutto è dare un indirizzo politico, quindi magari si pesa di meno sulle famiglie e magari si cercano di trovare altri fondi altrove. Poi in un momento storico dove comunque è al governo della nazione c'è il centrodestra, c'è Giorgia Meloni che ha scelto come governatore Rocca, quindi diciamo il feeling è talmente importante e c'è un filo conduttore che secondo me farà in modo che sulla regione Lazio possano ricadere tanti investimenti da parte del governo nazionale e soprattutto anche un modo nuovo di amministrare e di fare politico rispetto ai 10 anni di governo Zingaretti, che comunque penso che si commentino da soli. Ma tu senti, come vedete, cambio argomento, cioè non voglio fare una cosa, no, pesante, cioè nei tuoi pensieri la sera quando magari non crolli subito che arrivi stanca, cioè hai la consapevolezza di avere la possibilità, l'opportunità di essere la prima donna di Civitavecchia, non soltanto, come ho detto prima, la prima esponente di centrodestra di Civitavecchia ad essere eletta in consiglio regionale, ma la prima donna di Civitavecchia ad andare in un consesso politico e in un contesto amministrativo così importante, dopo essere stata ed essere tuttora
la più eletta nella storia del Consiglio Comunale della nostra città e ovviamente il primo presidente del Consiglio Donna. Cioè, tu pensi anche a questa, come se fosse un po' un apripista, no? Un po' un alfiere, perché poi quando si parla di le quote rosa, tutte queste cose qui, io ho le mie idee e qui non le dico perché non sono candidato, quindi non interessa a nessuno. Però poi c'è chi si fa strada, l'elezione in Consiglio Comunale con tutti quei voti ne è una dimostrazione, ma non soltanto in Consiglio Comunale, Emanuela, sono 20 anni fa politica, è stata in circoscrizione, insomma, non nasce 4 anni fa politicamente parlando, anzi nasce 20 anni fa, che quando uno ha, uno, una in questo caso, ha le qualità, gli attributi, le idee, i valori e la vision, il consenso arriva. Tu senti questa responsabilità, cioè ogni tanto ci pensi? Io sento la responsabilità di chi comunque, come dico sempre, alle 6:30 della mattina ha già fatto una giornata di lavoro, perché per le donne, naturalmente, per chi ha famiglia è più difficile conciliare tutto, no? Quindi già ho organizzato la giornata dei tuoi figli, della tua famiglia e di tutte. E quindi ti dividi magari tra il lavoro, la presidenza del consiglio, quindi mi immagino domani in regione, però poi c'è alla base di tutto una grande cosa che quando si entra in cabina elettorale con un nome da scrivere e quindi con una persona ben precisa da votare, lì c'è una grande responsabilità che va data all'elettore, al cittadino che decide di scrivere il tuo cognome Mari sulla scheda, ma dall'altra parte che viene ribaltata su di me, perché comunque senti comunque la responsabilità di chi crede veramente in quello che fai e quindi devi dare dimostrazione sul campo di quello che fai, e questo è secondo me la cosa che ti spinge poi a migliorare tutti i giorni e a studiare, a continuare a fare le cose, a studiare anche, ecco, quello che nel mondo che ti circonda, ad aprire una visione differente, perché Civitavecchia è una città sicuramente importante, ma girando nei 120 comuni del Lazio più Roma, che comprendono tutto il collegio elettorale, trovi dei mondi assolutamente differenti, ma trovi anche le stesse problematiche. Alcune volte le soluzioni che tu dai e che hai attuato nella tua città possono essere, ecco, anche attuate in altri contesti, però sicuramente è una grande responsabilità e ringrazio ancora tutte le donne che comunque ogni volta mi hanno dato fiducia, perché poi al di là di tutto io penso che le donne hanno una grande potenzialità anche di essere un po' più frizzanti dal punto di vista della campagna elettorale, perché forse chiedono il voto non solo in famiglia ma anche fuori, no? E quindi il fatto di avere il consenso ma anche la conoscenza da parte di tante giovani mamme che comunque dicono amica mia la voti, gli dai il consenso, è una grande responsabilità, anche una grande fortuna dall'altra parte, quindi il fatto, ecco, di essere punto di riferimento, questo penso che sia la cosa più importante. Punto di riferimento di una città, ovviamente a livello più vasto di un territorio. Domanda un po' provocatoria, ma secondo te Civitavecchia ce la farà? Ovvero, con queste elezioni regionali, con la possibilità, l'abbiamo detto anche nell'altra trasmissione, che ci sia di nuovo, come ai tempi miei, un allineamento tra governo nazionale, governo regionale e governo cittadino, quindi dello stesso colore politico, ma non per colore, più che altro per impostazione, lo diceva prima Emanuela, l'importanza dell'indirizzo politico che si dà. Quindi pensi che Civitavecchia ce la farà, cioè che riuscirà, scusate, mi viene in mente slogan che dicevo 20 anni fa, quindi non li dico, che Civitavecchia riuscirà a liberarsi un po' da questi vincoli che ancora la tengono un po' frenata. Parlavamo anche l'altro giorno di potenzialità inespresse, ecco, pensi che ce la faremo, perché poi siamo tutti civitavecchesi residenti qui? Io penso che Civitavecchia ce la può fare, perché può veramente cambiare il volto e anche l'assetto politico di una città che comunque ha sempre visto per una parte della sua storia il centro-sinistra essere alla guida della città, famiglie, esponenti, importanti politici che hanno avuto ruoli di centro-sinistra, e penso che invece
questo è un momento proprio storico della, diciamo, di svolta, perché al di là della filiera, e quindi io mi ricordo ancora quando la regione era guida Storace e tutti i finanziamenti che ha ricevuto la città di Civitavecchia, perché c'era una regione amica ed un governo amico, e penso che questa sia un'occasione storica per la città, ma non per Emanuela Mari, che in questo momento è candidata. Civitavecchia ha proprio la possibilità di imporsi in qualche maniera attraverso un'unica arma, che è quella della matita e quindi è quella della preferenza, di imporsi anche sui 120 comuni di Roma e su Roma stessa attraverso la preferenza, perché l'arma più grande di consenso è quella. E quindi io sono certa che ci sarà il centrodestra, che Rocca diventerà presidente, che Fratelli Italia sarà il primo partito della coalizione, ma vorrei entrare in regione, mi piacerebbe rappresentare un territorio, una città, con la stessa forza con cui sono arrivata a Palazzo del Pinto, perché questa forza lo possono dare soltanto i cittadini attraverso il consenso, e questo è fondamentale per poter poi rappresentare un territorio, una città, e poter rispondere alle proprie esigenze. Quindi ce la fa se accetta la sfida di eleggere il primo consigliere regionale di centrodestra della città. In queste trasmissioni stiamo cercando, oltre che di tratteggiare la candidata dal punto di vista proprio umano, personale, poi la conoscete, però anche di far capire perché è importante andare a votare. Perché è chiaro che quando ci sono le elezioni nazionali c'è un certo trasporto, quando si deve eleggere il sindaco c'è un fortissimo pathos, una grande attenzione, un grande trasporto. Quando ci sono altre elezioni, tipo quelle regionali, chiaramente c'è meno fantasia, come si dice nelle nostre parti. In questo caso però lasciatemi dire che poi ognuno è libero di votare chi vuole, però ecco, c'è per Civitavecchia una occasione di mandare qualcuno di quell'area moderata cosiddetta. Vedremo se sarà al governo della Regione Lazio e comunque alla Regione Lazio. Quindi in questi giorni, mancano ormai 4-5 giorni alle elezioni, ricordo che si vota domenica, l'intera giornata, e lunedì fino alle 14, che è importante, non voglio dire andare a convincere, questo non è il mio ruolo, però magari andare a convincere a votare, non dico chi, a votare, cioè andare a votare, che è un nostro diritto sancito dalla Costituzione, soprattutto in un territorio dove, e Emanuela lo ha spiegato molto bene, poi ne parleremo nel corso della prossima trasmissione a ridosso del voto, prima della chiusura della campagna elettorale, un territorio dove c'è necessità un po', in qualche maniera, non me ne voglia nessuno, di ripartire, e di ripartire attraverso una collocazione di impostazione politica, di idee amministrative e di vision del territorio, che parte appunto dal governo nazionale, arriva al comune e passa attraverso la Regione Lazio. Ultima domanda, io non è che ci vedo molto, ma credo un paio di minuti mancano. Il primo giorno di libertà, cioè ci sono le elezioni, immaginiamo, speriamo che tu venga eletta, il primo giorno tra quando si vota e l'insediamento della Regione Lazio, quindi il primo giorno libero, che cosa vuoi fare? Sto tutto il giorno con i miei figli, che penso che hanno messo tipo la fotografia della mamma, che non vedono più, e quindi penso che sia giusto dedicarmi a loro l'intera giornata, e penso che anche i cittadini di Civitavecchia mi hanno votato e continuano ad avere fiducia a me anche per questo, no? Perché comunque penso che la famiglia sia una realtà importantissima che va tutelata, e che regione, per esempio, sul terzo settore, quindi sulle politiche a favore della famiglia, anche sui tempi, sulla conciliazione dei tempi dedicati al lavoro per le donne e alla famiglia, si possa fare tanto, non è stato fatto quasi nulla, e quindi il primo giorno lo dedico a Chiara Francesco Leo. No, io stavo pensando, in questa trasmissione non è, magari non ci credete, però non è che abbiamo preparato le domande, cioè, o meglio, dovevamo prepararle, e i temi in qualche maniera dovevano venire in mente a me, ormai non avendo più i capelli, avendo superato i 50 anni, avendo fatto il sindaco, il giornalista, il manager, ho detto, preparali tu. Ovviamente anche un po' di rincoglionimento, cioè, quindi mi sono totalmente dimenticato, e quindi sia la trasmissione dell'altro giorno sia quella di stasera
le domande mi sono venute, quindi magari ho detto anche qualche sfrondone, me ne scuso, però credo sia stata insomma una soluzione migliore, perché più spontanea, ma pensavo a quanto è diventata brava Emanuela. Perché dal punto di vista politico, non mi permetto di dire quello personale, perché insomma già c'ha 20 anni, però posso dire di averla insomma vista crescere, non soltanto io e tante persone. E proprio perché la trasmissione non è preparata, e quindi lei non conosceva le domande che le avrei posto, che avete visto, hanno spaziato dalle questioni un po' più personali a quelle un po' più generali, quelle amministrative, quelle politiche. E non so se avete notato la competenza, il fatto che sia andata sempre fluida. Guardate che per rappresentare la città, il territorio, la nazione, il paese, e credo che Giorgia Meloni ne sia un esempio, io quando ero, in pochi se lo ricordano, consigliere provinciale di Roma, io stavo seduto vicino a Giorgia Meloni, perché io ero di Forza Italia, lei era di Alleanza Nazionale, e Giorgia Meloni, che nel 98 aveva 19 anni, e ne avevo 27-28, già dimostrava, quando fummo eletti consiglieri provinciali, dimostrava di avere veramente i super attributi. Ecco, io non voglio fare paragoni, parallelismi, perché poi dopo insomma rischio anche di scadere, diciamo, beh, ma tu ci sei amico. Però veramente sono rimasto impressionato stasera, te lo dico, dalla fluidità del tuo ragionamento, che era un po' politico, un po' personale, un po' ti interrompevo, un po' è. E credo che sia bello, al di là delle simpatie sul bianco, nero, rosso, poi ognuno può avere un ideale, un'ideologia, magari i tempi oggi sono un po' diversi rispetto a quando si votava nel 2001 che c'ero io, però è la persona, cioè quello che mi colpisce è la persona, la capacità di sapersi esprimere, di porre e proporre tematiche a volte difficili, a volte private, a volte anche di prospettiva, non in modo noioso, ma con una grande fluidità di testa. Credo che questi siano i valori aggiunti di tanti figli di Civitavecchia. Io non voglio solo parlare soltanto di Emanuela, anche se la trasmissione è autogestita, però proprio perché la trasmissione è autogestita e c'è Emanuela, credo che ci sia una buona occasione col voto di domenica e lunedì. Arrivederci a tutti, ci vediamo, credo, venerdì per l'ultima trasmissione. Buona serata. Buona serata.